niente. Omar, almeno tu puoi darmi una mano, per favore? Guarda, portare le valigie, guarda, io in realtà farei volentieri, ma senti? Omar, mi hanno chiamato, senti, Omar, vieni subito, mi chiamano, devo andare, guarda, torno subito, ti aiuto subito dopo. Non ci sono uomini. Gli uomini mi ricordano la lettera Q, un enorme zero con una piccola coda. Una donna, arrivata a 35 anni, se ancora non si è trovata un uomo, è finita. E pur di non restare sola come un calzino spaiato, mi sono presa questa merda qua. Ciao, sono la merda, sono io, ciao. Lui ciao, non sono fa io. Niente di niente. Non faccio niente, no, no. Niente. Lui tutto il giorno gioca col telefonino. C'ho Tetris. È irritante. Mi rilassa. Sul divano. Nell'Ikea. Una volta era un bel divano. L'ha montato lei, mica io. Poi ha preso la sua forma. Di merda. La merda. E tanto su merda non si vede, fa pandan, fa pandan, fa pandan. E poi non parla. Non parla. E in casa non c'è dialogo. Non c'è dialogo. E se non c'è dialogo una donna si deprime. Si deprime. Io sto così male che quasi quasi mi butto dalla finestra. Già che ci sei, porta giù anche il cane. E quando parla, attenzione, dice solo stronzate. Stronzate. Io sono così stanca che se dice una parola ancora, una sola, sparisco, non mi vede più. Abracadabra. La sfera intima è importante. Importantissima. Se quella parte funziona, una donna è veramente disposta a sopportare qualsiasi cosa. A qualsiasi cosa. Però io ho letto con lui, non sento niente. Impossibile, è russo come un trattore. Gli ho anche regalato il Kama Sutra, no? Qualche spunto. Niente. No. Pagina 26, posizione capretta sul dirupo. Niente, non ho sentito niente. Per forza ero ancora a valle. Un attimo che... E pensare che 10 anni fa eravamo felici. Non ci conoscevamo neanche. Il marito di mia sorella sì che è un uomo. Un uomo. Il marito di mia sorella ama mia sorella. Ama. E di lei dice sempre mia moglie è un angelo. Angelo. Ah, quell'angelo di mia moglie. Ah. Mia moglie è proprio un angelo. Angelo. Lui di me questa cosa non l'ha detta mai. Cazzo, sei ancora viva? Allora io chiedo se per cortesia qui c'è qualcuna che, come me, è arrivata a 35 anni e ancora non ha trovato un uomo ed è disposta a portarsi a casa qualsiasi cosa, mi faccia un favore personale. Si prenda questa merda qua. Ah, in allegato c'è anche il divano. Aspetta, c'è un messaggio di mamma. Ciao merda, come stai? Mamma, ti voglio bene.